Riprendiamo l'illustrazione, il commento del pronunciamento del magistrato istruttore sulla situazione del comune di Frascati. Questa volta chi ci va un po' per le piste è l'avvocatura civica. Abbiamo visto che ci muoviamo sulle sabbie mobili, i numeri non sono certi e affidabili perché il magistrato ha detto che la STS, azienda speciale, che è, diciamo, il cuore di questo problema, lo disse anche il sindaco Spalletta, che cadde quando cercò di capire come stavano le cose. I numeri non sono attendibili, e quando si parla di numeri non attendibili, ecco qui il contenzioso. Ora, per quanto attiene al contenzioso, in fase precedente al deferimento dai colloqui intercorsi con l'avvocatura civica è emerso che la quantificazione delle passività potenziali non tiene conto della necessità di valutare come debiti certi le poste contenziose supportate da provvedimento giurisdizionale. L'avvocatura ha precisato che effettua la mappatura del contenzioso valutando il rischio soccombenza nel proseguo del giudizio secondo un coefficiente di rischio inferiore al 100%. Ora, io ricordo che in Consiglio Comunale fu il consigliere Privitera che cercava lumi e disse: ma scusate, dice, ma tutte queste cause che noi abbiamo, ogni tanto ne spunta fuori un decreto ingiuntivo di pagamento perché abbiamo perso una causa, no? Dice, ma quante sono? Ma se le perdiamo tutte, qual è il rischio finanziario che dobbiamo affrontare? E la refluenza di questa prassi contabile irregolare, la refluenza, senti questi come parlano, che poi sarebbe la ricaduta di un provvedimento nella realtà, no? Irregolare sulla quantificazione dell'accantonamento per contenzioso in sede di piano PRFP, riga 2 della tabella 5. La tabella 5 è questa qui, che è quella che voi trovate a pagina 13 e che ci dice tutte le azioni occorrenti a risanare questi 48.550 che ci hanno regalato i Gattopardi. L'avvocatura civica, reclama il magistrato istruttore, non ha risposto secondo il modello Excel predisposto e comunicato in sede di deferimento. Per altro verso, ha prodotto un prospetto generale che, anziché fornire il dato limitato al 31 dicembre 2018, in sede di adunanza pubblica, è stato chiarito essere cumulativo anche del contenzioso sorto successivamente al piano PRFP. Da tale file non è possibile estrarre con certezza le poste ascrivibili e imputabili alla data contabile del piano, mancando la data di notifica dei provvedimenti, eccetera, eccetera. Ma quanti sono questi provvedimenti? Sono 554, scrive qui la Corte dei Conti. Ora, io occorre a questo punto fare una precisazione. Sembreria, pareria, mi dicono, e ne sono convinto, che gli addetti all'avvocatura civica siano persone che riscuotono fiducia per le loro capacità, per la loro serietà,
non ne ho mai sentito parlare in modo negativo. Uno lo conosco anche personalmente, insomma, quindi. Però la lamentela che sento fare, dice, ma noi non vinciamo mai una causa. E allora vi racconto una storiella, pareria, sembreria, mi dicono, non lo so se è vero, ma sembreria che a un certo punto al comune dei Frascati arrivavano, sapete, dopo 10 anni, ce ne stanno altri 5 di Gattopardi, e cominciano ad arrivare le richieste di pagamento, e me devi pagare qua e di là. E ripeto, ma sono voci di bar, che qualcuno andasse in giro dicendo non paghemo, facetice causa, mandate tutto all'avvocatura. E sembreria, pareria, mi dicono, ma va a capire se è vero, che l'avvocatura dice, ma sindaco, qua infrociamo addosso al muro, niente da fare. E poi dopo le cause vanno avanti e poi arrivano. E questo però mi riporta a fare una considerazione. Qui dei punti dove il magistrato ha un po' calcato la mano, no? È il fatto, la durata del rientro del piano di risanamento finanziario pluriennale, dice, tu non puoi spostare nei 20 anni la maggior parte degli impegni sulla seconda parte, sul secondo decennio, perché verresti meno alla responsabilità di mandato, trasferendo ad altre amministrazioni che succederanno l'onere di fare fronte a sta cosa. Allora io mi dico, ma tutta sta storia, no? I Gattopardi del Partito Democratico che si ripresenta alle elezioni, no? Ma su quante generazioni l'hanno spalmato sto problema, visto che l'ultima rata del 1.300.000, milione, quella che è, che stappiamo alla bottiglia a Capodanno e facciamo l'assegnetto, no, del 1.362.000, mi pare, fino al 2042. Io non lo vedrò l'ultimo assegno firmato. E allora dicevo, si racconta sta storia, che mi pare plausibile a questo punto. Anche se qui poi l'avvocatura dice ha fornito un file con l'indicazione dei soli decreti ingiuntivi non opposti alla data del 31/12/2018, anche nel caso in cui questi siano stati pagati e quindi in presenza di copertura del bilancio, mostrando di non aver inteso l'oggetto dell'approfondimento istruttorio. Ecco, forse la carenza è questa qua. Io ti chiedo una cosa e tu quella me devi dare. Per tale ragione il magistrato istruttore ha dovuto registrare in adunanza pubblica la mancata fornitura dell'informazione richiesta nelle forme e nei contenuti prospettati, ergo l'impossibilità di verificare in che misura la posta alla riga 2 della tabella 5 sia stata liquidata in modo congruo. Tabella numero 2, accantonamento ulteriore per adeguamento fondi rischi contenzioso, che viene indicato in 3.699.500. Tombola il cartellone. Ci sono tutta una serie di considerazioni sul miglioramento del risultato d'amministrazione, che però sarebbe assorbito anche nel 2019 delle componenti non rappresentate nel saldo 2018. Insomma, qui la confusione è grandissima.
Dopodiché, però, mo arrivano i consiglieri nuovi, sono ferrati, sono cazzuti, e vedrete che risolvemo. Oh, poi c'è tutta una disquisizione che la saltiamo perché ci vorrebbe un avvocato, no? Sulla competenza e competenze e forme del controllo della Corte dei Conti, una questione, io la chiamo una lezioncina, questa dovrebbe essere una lezioncina che spiega qual è l'operatività in questi casi della Corte. La riduco al dunque, la novella costituzionale del 2012 ha introdotto il divieto di ricorrere all'indebitamento in modo illimitato, affermando la regola dell'equilibrio tra entrate e spese. Invece una volta mi raccontano che c'era qualcuno e diceva: ci abbiamo un grosso patrimonio, ci possiamo indebitare, assicurando una costante responsabilità di mandato. Poi qui c'è un altro bello, in definitiva il sistema giustiziale integrato di controllo e contenzioso genera una giurisdizione di diritto obiettivo sugli interessi finanziari ad esposti. Io sono andato a vedere sul dizionario, senza padroni, cioè cerca queste cose. E, ripeto, c'è tutta questa disquisizione dove in pratica la Corte dei Conti dice: guardate, la Corte dei Conti è una istituzione che esamina il piano, vede se l'ente deve essere impossibilitato a dare copertura in bilancio allo squilibrio ai sensi dell'articolo bla 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 bla, ma non anche a proseguire materialmente nell'erogazione funzioni e servizi indispensabili. In tale secondo caso è necessario dichiarare immediatamente il dissesto e dichiarare il piano, il PRFP, egualmente inammissibile. Ecco, dice: noi non possiamo entrare nel merito di quello che sia opportuno o meno. Noi esaminiamo il piano come ci viene dato, voi l'avete fatto, noi non suggeriamo, non interveniamo, diciamo solo: questo piano rispetto agli obiettivi che si pone è plausibile e quindi può essere omologato. Dopodiché passeremo al controllo dello svolgimento. Ecco, però, tanto premesso, il Collegio accerta l'illegittimità sul piano della manipolazione e traslazione in avanti del ripiano delle quote, secondo quote costanti, eccetera, eccetera. Gli errori rappresentativi sono sia qualitativi, scorretta applicazione del decreto legge 118/2011, che quantitativi, inesatta ricostruzione della situazione contabile di fatto. Insomma, ci sono tutta una serie di cose per cui... Oh, la cosa importante è questa qua, la troviamo a pagina 52. Voi sapete che il commissario stratosferico aveva messo in sicurezza i conti. E tanto è vero che quando è andato via, dopo 6 mesi, è schioppata la STS SRL. Ma è uscito fuori il problema dell'aumento della TASI che non poteva essere fatto e che ha causato un buco, perché bisogna restituire 3.150.000 ai cittadini. Ecco, su questo è molto importante quello che sto per leggere. Per quanto riguarda il debito TASI, il Comune ha obiettato che il debito per la restituzione diventerebbe esigibile solo su richiesta dei cittadini che hanno pagato indebitamente. L'obiezione non ha fondamento. Infatti, il criterio dell'esigibilità previsto dal decreto legge 118/2011 non consente una imputazione differita, ma impone la immediata contabilizzazione e consolidamento nel risultato di amministrazione, in quanto il credito dei contribuenti escussi
è privo di termini, condizione o altri ostacoli giuridici. Insomma, tradotto in frase catano, tenete da pagà e basta, senza tutto al più dilazionando in un anno, due anni, eccetera, eccetera, dovete tirare fuori gli soldi. Ecco qua. Questo tenetelo a mente, pagina 52, non ci stanno storie. Non venissero a dire devi fare richiesta, no, 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 no. Tu sai che io ho pagato quello che non dovevo pagare, a ridammeli i soldi. Va bene, ci fermiamo allora a pagina 52.